Volete sapere dove siamo oggi? Guardate questo video! Buongiorno a tutti ragazzi! Ciao, ciao a tutti! Oggi siamo in Valle Varaita, siamo partiti dal Vallone Antolina, andremo al Bivacco Olivero, incontreremo vari laghi, la giornata è fantastica, c'è un sole bellissimo, il cielo sereno, restate con noi! Subito dopo Chianale, poco prima della dogana, della vecchia dogana, si svolta a sinistra e si sale al parcheggio della Valle Antolina. Si parcheggia l'auto e si prende il sentiero che comincia abbastanza ripido e con dei bei tornanti sotto il bosco ci porterà su. Camminata molto piacevole al mattino sotto queste fresche frasche. Il caldo comincia a farsi sentire anche oggi, non come l'altra settimana per fortuna, però sbucati dal bosco il panorama è veramente magnifico. Giornata splendida, finalmente non se ne vedeva l'ora. Verde, sole, montagne, cieli azzurri e Anna. Il sentiero è molto semplice, almeno fino al primo lago, al lago blu, perché lo posso già dire perché lo conosco già. Oltre si vede la strada facendo. Ecco il lago blu. Wow. Ora ci lasciamo il lago alla sinistra e proseguiamo verso il lago Longè e i laghi del Bes e poi al bivacco Olivero. Passati dall'altra parte del lago, proseguiamo sul sentiero. Quando vedi queste cose, come fai a non avere voglia di buttarti dentro e magari vedere anche cosa c'è dentro l'acqua? A poca distanza dal lago blu si incontra questo cartello e noi siamo diretti al laghi Longè e ai laghi del Bes, 20 minuti. Quindi questo sentiero qui a sinistra e non questo qui a destra. Ancora un piccolo nevaio, ma nulla di impegnativo, volendo si può passare di sopra, ma il nevaio è pur sempre divertente. Lago Longè, secondo lago di oggi. Questo è più piccolino, ma è tanto bellino. Sopra il lago c'è il bivacco Olivero che tra poco andremo a vedere. Per il bivacco Olivero prendiamo in direzione di dove c'è questo cartello, scendiamo. Cartello indicava quello del lupo. Si attraversa questa pietraia e si riprende il sentiero. Qui sopra il bivacco Olivero, mentre qua sotto il lago visto prima, il Longetto, raggiunto il bivacco Enrico Olivero, molto molto carino. Piccolino, carino, ecco uno dei laghi del Bes, l'altro dovrebbe essere laggiù, è un posto molto bello. Facile da raggiungere, anche con famiglie, bambini, insomma, come al solito basta avere voglia di camminare. Ora andiamo a dare un'occhiata dentro. Stiamo tornando indietro sui nostri passi fino al cartello che indicava il collo del lupo,
poi svolteremo a sinistra e andremo verso gli altri laghi del Bes. Svoltiamo a sinistra. Siamo 2665 metri. Qui davanti a noi un altro lago del Bes. La pace più assoluta. E pensare che questi laghi sono molto famosi, oggi siamo soli. Un altro piccolo laghetto, sempre del Bes. Ormai qui non si contano più i laghetti, ragazzi, ma soprattutto guardate che spettacolo tutto intorno a noi. Siamo passati in Francia, a poca distanza dal laghetto appena visto, siamo in vista del Lac de Nugé. Ora abbiamo lasciato la piana del lago del Nugé. E proseguiamo per il Lac Noir. Della Noir. Lac della Noir. E poi vediamo da lì se rientrare o congiungerci ad Anello. Davanti a noi c'è un francese che cammina come un disperato, sembra che debba andare a prendere il treno. Ma i francesi, dove caspita corrono sempre? Il sentiero è lì, si può salire di sopra e si prosegue su qua. Tutto sono anche bagnate, cazzo! Queste rampe sono decisamente ripide. Laggiù il Lac de Longe e quassù ci aspetta ancora una salitella. Figo, figo, ragazzi, bellissimo. Bello, il panorama si sta aprendo. Forza e coraggio. Quasi giunti al lago Lac de la Noir. Piccola conca prima del passo. Il colpo d'occhio su queste rocce rosse è magnifico. Abbiamo raggiunto il Lac de la Noir, e più che della Noir è della Bianca. È ancora ghiacciato, ragazzi. Ora saliamo su al colle, Col de la Noir. Ah, sì. Ci siamo, ci siamo. Spettacolo, ragazzi. Giornata epica, si può proprio dire. Eccoci giunti al Col de la Noir. Ragazzi, è qualcosa di magnifico. Di sotto abbiamo un lago mezzo bianco, mezzo blu, mezzo rossiccio. E da questo lato abbiamo il Monviso. Là. Tutta la valle sotto è purtroppo nuvole. Ma è bello così. Ragazzi. No. Scusate, della felicità e della bellezza. È bellissimo, cioè io ho le lacrime, giuro, sono emozionatissima, è una cosa pazzesca. È una roba, sarà la stanchezza magari che ravviva l'emozione, però è una roba meravigliosa. Non ho mai pianto in cima a una montagna. Ora direi che possiamo mangiare e poi vediamo quale strada fare. Pic de Roche Brune, abbiamo quella posizione lì e non il Monviso, come erroneamente senza cervello al sangue ho detto. Senza cervello al sangue soprattutto, esatto. E non senza sangue al cervello. Bene, come vedete Anna si è già messa a mangiare, ora mangio anch'io. Yeah! Dopo il solito l'autopasto a base di pani, prosciutto e mortadella. Dobbiamo salutare questo bellissimo posto
e prendere la via del ritorno. In realtà avremmo voluto fare un piccolo anello, girare intorno a questa montagna, però il sentiero non dice, non promette nulla di buono e non sappiamo, non abbiamo notizia di come sia dall'altra parte, quindi rientriamo per la via da cui siamo arrivati. Tornati in Italia, ragazzi, e ci aspettano le nuvole. Che strano! Sembra che proprio facciano apposta. Vabbè, non è un problema, dai. Per oggi possiamo essere più che soddisfatti. Eccoci, ragazzi, siamo di nuovo alla macchina. Ora ce ne torniamo a casa, questa volta non soddisfatti di più, perché come avete visto il posto dove siamo stati oggi è fantastico, abbiamo beccato una giornata stupenda, abbiamo visto panorami meravigliosi, avete visto che mi sono addirittura emozionata, mi sono messa a piangere una volta arrivati sul colle. E nulla, speriamo che questo video vi sia piaciuto, fateci sapere se conoscevate questo posto, se vi farebbe piacere andarci, avete bisogno di informazioni, chiedeteci, e mi raccomando, lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre informati e aggiornati sulle nostre uscite. Buona giornata, ciao!